Consiglio aperto sulla disabilità. Taglia i vitalizi degli ex consiglieri. Comitato diritti umani. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 9 dicembre si è svolto a Palazzo Laschi un consiglio regionale aperto a cittadini e associazioni sulla disabilità. Nel pomeriggio, in seduta ordinaria, l'Aula ha approvato la delibera che istituisce il Comitato regionale per i diritti umani e, dopo un ampio dibattito, la legge che riduce i vitalizi degli ex consiglieri regionali. In primo piano. In occasione della Giornata internazionale della disabilità, si è tenuto a Palazzo Lascaris un consiglio aperto ad associazioni e cittadini. I rappresentanti delle associazioni hanno chiesto alla Regione il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, denunciando l'illegittimità delle liste di attesa. Oltre a numerosi consiglieri regionali, sono intervenuti anche per la Giunta gli assessori al welfare Augusto Ferrari e alla Sanità Antonino Saitta. Il 9 dicembre il Consiglio regionale ha approvato la legge che riduce per 5 anni i vitalizi degli ex consiglieri di un importo variabile tra il 6 e il 15% in base alla loro entità. È prevista anche una decurtazione del 40% in caso di cumulo con il vitalizio del Parlamento nazionale o di quello europeo. Bocciata la proposta del Movimento 5 Stelle che ne prevedeva l'eliminazione. Come deciso nella 9ª legislatura, a partire dagli eletti dell'attuale legislatura, il vitalizio è stato già eliminato. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nella seduta del 9 dicembre, la delibera che istituisce il Comitato regionale per i diritti umani, che sostituisce e supera l'Associazione regionale per il Tibet. Il Comitato viene insediato all'indirizzo di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale. La prima commissione in sede legislativa ha licenziato l'11 dicembre la legge che conferisce alle unioni montane le funzioni della regione già attribuite alle comunità montane, su cui il Consiglio delle autonomie locali aveva dato parere favorevole lo scorso 3 dicembre. Il CAL ha anche espresso parere favorevole su 3 disegni di legge di fusione di comuni.